zombie apocalypse. Buongiorno ragazze e ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio oggi. Dunque, sono uscita e sono rientrata subito a casa a fare tanti... Oddio mio, vabbè. Niente, scusate. Allora, i miei artisti preferiti hanno appena... Anzi, una pagina dei miei artisti preferiti hanno aperto... Cioè, ha pubblicato, scusate, hanno pubblicato una storia su Instagram. Vabbè, dopo la guardo. Adesso preferisco fare il video, vabbè. Che dire, se questo video vi piace mettete un like, e se vi piace il contenuto, appunto il video, oltre a mettere like, commentate, se vi va iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. E niente, allora, come state? Spero bene, nuovo video, appunto, chiacchiericcio. E dunque, oggi nulla di che. Finalmente mi sono sistemata, a parte questa macchietta qui, che sono peli ormonali, ma vabbè, dettagli. Se qualcuno è esperto e mi sta ascoltando ed è all'ascolto di questo video, mi guardi bene che cos'è questa roba, perché io non sto capendo niente. Secondo me è roba da fare con l'altro, la luce pulsata, ma io non lo so cosa posso fare, quindi ci vuole uno che sappia, o una che sappia veramente cosa fare con questo laser, cioè con questo aumento mio, perché io non lo so. E niente, allora, scusate se mi trovate un po' con la voce strana, come se fossi soffocando, ma ho un po' di catarro, nulla di grave, non mi fraintendete, però come potete ben constatare, io sono un po' presa sia di naso che di gola, ma tutto nella normalità, già. E quindi che dirvi, nulla, mi piace fare video chiacchierici come sto facendo in questo momento, e mi sto guardando forum, ma ho detto perché non fare un video chiacchiericcio, ed eccomi qui a fare un video chiacchiericcio. Nulla, praticamente oggi mi sono truccata con questo mascara qui, che ovviamente ancora è interminabile, forse sì, forse no, non ne ho idea. Penso che questo mascara qui si sta un po' asciugando, perché da quando l'ho utilizzato l'ultima volta, anzi la prima e l'ultima volta che l'ho aperto, da stamattina ai giorni passati, la prima volta che l'ho aperto era bello pregno di prodotto, adesso mi pare che si sta un po' asciugando, tanto che lo sto terminando, e vabbè, ci sta, dai. Però mi è piaciuto, mi continua a piacere, ma peccato che non so dove reperirlo, se in farmacia o se da Douglas o sapone profumi, vediamo. Per il momento devo prenderne altri di mascara dalla mia postazione di trucco, ovvero dalle cassette che ho lì, o di qua o di su, dietro il telefono, non lo so. Però questa mascara mi sta piacendo tanto, ma al momento non lo riacquisto. Lo riacquisterò se sarà in seguito. Al momento ho altri mascara in scorta, quindi questo non lo voglio buttare. Casomai questo qua sarà come da simbolo, per vedere da simbolo. Sarà come... Come posso meglio spiegarmi? Questo mi fa come da, non lo so come, da modello, per capire se, in modo di dire, per capire se ne hanno un altro come questo uguale, non ne ho idea. Comunque lo scovolino ve lo faccio vedere per chi già non lo sa o lo sa. Comunque questo è lo scovolino, vedete, già questo qua, bello 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 cicciottoso, non molto cicciottoso, una pena. Poi come correttore cosa ho utilizzato, se lo trovo, non credo che lo trovo. Allora, come correttore, mamma mia, tanta roba che ho qua, ho tantissima roba, perché non trovo il correttore? Ma non è che l'ho perso,
No, era talmente in fondo alla borsa, alla pochette, che non lo trovavo. Allora, questo è il correttore un po' zozzetto. Riesco a parlare oggi? Non credo. Infallibile della L'Oreal. Quindi questo è un 327 cashmere. Non è male per niente, ma devo constatare che veramente mi copre le occhiaie alla grande. Però vorrei altro, perché mi vorrei coprire tutte queste discromie che ho io. Non ne ho molte, ma questo qui, quando faccio, quando mi tolgo con la pinzetta, non è il massimo. Vorrei provare qualcosa di più strong, a parte questo correttore. Ma al momento vi faccio bastare questo, perché non ho altre scorte anche di questo, sappiatelo. Poi, come cipria, ho provato questa, anzi sto continuando a usare questa, l'ho testata parecchie volte e mi sta strapiacendo, ed è questa della Rimmel Stay Matte Powder mattificante, appunto, perché questa si fissa bene, ha un buon fissaggio, infatti non va nelle pieghette, per fortuna, almeno a me non va nelle pieghette. Poi non lo so se anche voi la utilizzate. Poi illuminante oggi non l'ho utilizzato, ed è questo qua della mia capella, ve lo lascio un po', per pazienza. Come blush ho utilizzato sempre questo della Rimmel, che se ne ho messo poco perché sennò raga fa effetto lumpa lumpa, ovvero non lumpa lumpa, questo di effetto Heidi, le caprette ti fanno ciao. Scherzo, a parte questo, ho utilizzato anche questo qua che lo sta facendo tutto il sorchetto, ovvero il buco. Non so come mi sta facendo, forse perché mi sta piacendo molto questa terra, vedete? Bella bucata, chissà come sto facendo. Forse perché mi sta piacendo molto di più usare sia la terra, il bronzer d'inverno che d'estate. Ma io non faccio differenza, tutte e due le utilizzo, sia d'inverno che d'estate. Cioè. Poi il blush, questo qui ve l'ho fatto rivedere. E come matita per le sopracciglia, no, cosa sto dicendo? Sì, vabbè, per gli occhi, l'area interna, esterna, cioè qua, ho utilizzato questo ombretto qui, questo, che si vede anche un po' il ditino che ci ho messo, questo qua, l'ho utilizzato con questo pennelluccio qua, per fare l'eyeliner, vedete? Già, l'ho messo qui, nella rima interna dell'occhio. Poi, per fare le sopracciglia e ridefinirle, ho utilizzato questi due, uno della Douglas e l'altro della Rimmel, che mi sta terminando, ma vabbè, poi ce la butterò, ma non credo. L'ultimo di questi, e poi ne metterò in uso un altro di matita. Poi, per uniformarlo, ho utilizzato questa qui della Rimmel, sempre Tattoo. Ultimo, per dare una bella spolverata di e ridefinire il make up, ho utilizzato questo qua per il bronzer, sempre questo pennello, e basta, a posto. Questo per fare solo un leggero contouring, questo qua, ma contouring io non lo so fare, ma almeno ci ho provato. Nel mio intento ci ho provato, ed è questo, e niente. Poi, per quanto riguarda oggi, sono uscita un po' in giro al porto, non ho fatto nulla di chissà che, però ho visto mio zio e mio cugino, e infine dei conti sono andata un po' in giro per il porticciolo, nulla di che, e poi basta. Non sono uscita chissà a fare quelle compere, perché non ho voglia di comprare. Tra l'altro il mercato non c'è oggi, c'è il venerdì e basta. È il mercato settimanale di ogni venerdì che viene. Quindi oggi nada de nada. Tra l'altro ho un pantalone, pantaleggings preso proprio il mercato del venerdì, che mi è costata all'incirca una cifra di 5 euro, scarsi scarsi. Ma non è male, anzi è bello comodo, caldo e mi sostiene bene bene tutte le mie gambuzzi, niente gambuzzi, quello che voglio dire, tutto il mio busto fino alle gambe, niente. A parte queste frignacce che sto dicendo, dunque
parte quello, ho fatto una bella passeggiatina, mi sono bella sgranchita le gambe e poi mi sono andata dopo il porticciolo, sono ritornata a casa, mi stavo guardando forum, ho detto perché non registro questo benedetto video? Che chissà quanto potrà durare, non lo so, non lo so, non lo so. E niente, poi come profumo cosa ho messo oggi? Tanto per incominciare, ho utilizzato questo qui I tesori d'Oriente, yeah! Vai, questo qui, Te Verde Verbena, sì lo so, Eva, non si può sentire, lo dicono quasi tutte le youtuber, io youtuber non mi sento e nemmeno ci vedo, però se sono su YouTube qualcuno mi ha detto, ma perché dici se non sei, che se non, se, anche se fai video, sei una youtuber, ti definisci una youtuber, sei una youtuber? Avete capito che vabbè, gli haters ci sta che possono dire così. DM, per non dire di altro. Comunque, avete capito il soggetto che mi ha descritto così? Non so che. Una senza profili, non so che possa essere stata a dirmi. Non, perché ti definisci una youtuber? Vabbè, io non lo sono una youtuber. Però c'è chi mi ha detto che io. Vabbè, lasciamo perdere, va. Aspetta un secondo, ragazze. Che si sta facendo? Piuttosto buio, nonostante fuori è una bella giornata. Attendete un attimo. Ok. Stavolta c'è la luce in camera. Solo che io, aspettate un attimo. Voglio rimettere un po' più. Ok, adesso c'è più luce. Comunque, questo è il tesoro d'Oriente. È una profumazione fantastica, molto 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 buona. Solo che all'inizio lo linciavo parecchio, ovvero l'ho bocciato parecchio, finché poi non mi ci sto trovando da Dio. Top, molto buono al bacio, non senza esagerare, senza esagerare, ma mi è stra piaciuto. Poi, cosa viene in fin dei conti? Come siero sto utilizzando prima del trucco, perché per il trucco non esiste, solo prima del trucco, questo qui che l'ho visto da Make Up Idea ed è strabuono, anche da Giulia Cova se non erro, mi stava cadendo, aiuto, anche questo non è male, col pump erogatore, che non vi sbagliate, quindi potete metterne, dosarne quanto volete, io a volte quando lo doso un po' me ne esce troppo, quindi vabbè, dettagli. Ops, scusate, oddio, c'è una bambola, una matriosca, una matriosca, quindi sappiamo cosa, che fa rumore, però vabbè. E quindi questa è Vichy, la sto utilizzando anche di crema, questa è una crema che mi è terminata, io non so come faccio a tenere le creme. Non quelle corpo ma quelle viso, però mi è stra piaciuta, vedete? Non ce n'è proprio più, ce n'è all'interno, ma quella è di un'altra crema che ho travasato e ho finito subito, perché io non so come faccio, ma vi ribadisco, le creme viso le termino prima delle creme corpo, ma va, sarà che le creme corpo le termino piano piano, vabbè, bagno schiuma le termino subito, ma le creme corpo di meno. Beh, mistero. Comunque questa mi è piaciuta, una texture buona. Che dire, non ne appiccicava, non faceva sudare. All'interno, come si può dire, al contrario di, come dire, quella alle rose, a quella alle rose, sì, quella alle rose, di, non so come si chiama, quella alle rose. Che ho un bagno, non so come spiegarvi, però sperando che abbiate capito, perché io adesso non mi rialzo più per andare a vedere, semplicemente a farvi mostrare che crema fosse. Era col tipo questa qua, blu, però no, non mi piace. Sì, un attimo, no! E niente. Io adesso mi congedo, ci vediamo un altro momento, ovvero un altro video a parte, ok? Perché voglio fare un'altra parte di video che poi ovviamente cercherò di montarla, ma non con questo, in un altro video. E niente, certo, ciao.
ciao ragazze, a presto, un bacio e niente, mettete like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e ciao. Zombie apocalypse.